Nuova edizione per la Sette Muri Fermani, Alessandro Fasciani, sono due le novità di quest'anno. Il primo è il ritorno al mese di maggio, il 6 maggio esattamente, e l'altro riguarda il percorso. Sì, il percorso siamo in effetti tornati come alla primissima edizione, quella del 2009, con il percorso unico. L'abbiamo sicuramente alleggerito per dare modo di poter farla un pochettino più numerosa rispetto alla prima edizione. E poi il fiore all'occhiello è chiaramente la gara Donna Elite, la gara Donna Elite dedicata alla nostra Marina, che a breve sarà qui presente. E chiaramente noi puntiamo molto su quella corsa, perché è una corsa importante, sta diventando veramente importante nel panorama nazionale, e soprattutto tutto l'evento collaterale che stiamo riuscendo a mettere dietro a quest'evento, grazie chiaramente al comune che sta credendo molto Gli eventi collaterali si gli eventi svolgeranno collaterali, sia la domenica del sì, 6, ma ne sia... sono tantissimi, dal Dog Agility della mattina alla gara bambini pomeriggio, giovanissimi, i 3 giorni di festa. Quindi penso che io l'unica cosa che voglio dire è questa: oggi ho visto la Maratona a San Giorgio e sono andato per cercare di copiare, perché loro sono maestri, sono 30 anni che la fanno. Loro hanno la fortuna di avere una location chiaramente favolosa, perché c'è il mare e c'è la gente che passeggia. Noi dobbiamo essere bravi a portare la gente a fermo, perché la stiamo facendo per fermo. La stiamo facendo per fermo, assessore, quindi qual è il valore per la città di questo evento, per la città di Fermo? Ma il valore è senz'altro molto grande, innanzitutto per l'aspetto tecnico, perché comunque soprattutto la gara d'élite femminile chiama le migliori cicliste al mondo proprio qui a Fermo. Poi con questo nuovo percorso che sarà tipo circuito, sarà veramente molto significativo. E poi anche per invece il richiamo soprattutto della cicloturistica, è quello di far conoscere il territorio, la bellezza di Fermo, i nostri paesaggi, ma soprattutto noi stiamo cercando, come assessorato allo sport, e qui ho sfondato una porta aperta con Sandro Fasciani, come si suol dire, è quello di non fare l'evento mordi e fuggi, ma far vivere alla città l'evento. In questo caso Sandro ha progettato delle serate da svolgere domenica, sabato e venerdì a ritroso, in pieno centro, quindi a Piazzale Azzolino, e quindi potrà far vivere la città anche oltre l'evento agonistico sportivo in sé. Una città che deve vivere, come possiamo vedere anche in questa domenica, dove troviamo una piazza piena tra turisti, persone che vengono qui alla presentazione dell'avvenimento, persone che vanno a teatro, e quindi veramente un bellissimo colpo d'occhio.